Audite, audite, audite! Popolo tutto dell'Ocastro di Acquaviva! Da pubblica piazza si aduneranno gli uomini dello castello, le gentili madonne e trimesseri, a ciò se possa pubblicamente definire la impalmazione. Accorrete tutti e con magno applauso. Il gonfaloniere messer Franco, facciano entrare nella piazza del corredo. Abito in tessuto di seta realizzato sul bozzetto del cavalier Nello Gaetani. Ci doni la sua misericordia, ci doni di ci mostri il suo volto e ci dia pace. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Madonna Forasteria, figlia di Rinaldo d'Acquaviva, detto il Grosso. Una veste nuova ciamara di damasco bianco, guernita di scontri di seta. Un'altra veste nuova, di grascia incarnata, guernita di velluto. Ecco il Duca di Acquaviva, adesso si reca a controllare. Io, Ezzelino di Ruggero di Mogliano, procuratore dei nobili di Brunforte, Rinaldo donerà a Forasteria in segno d'amore codesto anello. Forasteria accetta e addirittura bacia così lo sposo innanti a tutti. La storia di Forasteria, di Rinaldo. Marra e Cash. Egli ora tenterà dinanzi ai vostri increduli oculi di spiccarlo volo. Thank you.
grazie a tutto il pubblico che questa sera ci ha seguito. Il saluto alla corte, Rainaldo e Forasteria, domani sera si fidanzeranno ufficialmente. Piace, piace, volo, volo. Poi giochi e domenica all'interno della fortezza la suggestione.